siamo assolutamente d'accordo sulla tassa di sbarco, anzi siamo stati i primi a proporlo. Il nostro gruppo turismo lavorava a un'idea di chiedere un piccolo obolo ai visitatori della città di Venezia di 3 euro già dal 2015 per destinarlo a cosa? Alla residenzialità, al sostegno dell'artigianato locale e alla gestione dei flussi turistici. Quindi assolutamente d'accordo, siamo stati tra i primi anche nelle commissioni a proporlo e a insistere in questi anni. Siamo stati, tra l'altro, abbiamo agevolato attraverso il governo dicendo che serviva, quando ci è stato chiesto se era una cosa condivisibile, abbiamo detto assolutamente sì, serve per Venezia, per far cassa. E far cassa il comune quando comunque ha degli introiti non è che se li spende a cene o a divertimenti, li utilizza in servizi pubblici, li utilizza per fare la manutenzione ordinaria necessaria per le strade e quindi insomma è un uso comunque nell'interesse di tutti. E c'è da dire che è stato scorretto da un punto di vista istituzionale anticipare le caratteristiche di questa tassa dicendo quanto costa, chi sarà applicata, eccetera, eccetera, perché in realtà è una competenza del Consiglio Comunale decidere tutti questi aspetti. Ne discuteremo in commissione, andremo al voto e solo dopo potremo sapere quali sono i dettagli della sua applicazione.